e mi chiamo Nuria e non parlo italiano molto bene, però penso che mi posso fare capire. E io ho studiato amministrazione e finanza. E vivo in Siviglia per il momento, anche se ho viaggiato molto e ho avuto la fortuna di stare in Australia 10 anni. E la fotografia è algo che sempre mi ha attratto molto. Allora, veramente da piccola, mia nonna, mio padre, sono molto legato al ricordo fotografico. La casa è piena di album fotografico antico e a me mi hanno portato sempre queste immagini a oltre posti, oltre momenti, anche oltre vita. È come una finestra oltre mondo per me la fotografia, attraverso degli occhi di quella bambina che lo guardava da piccola. E sì, questo penso che sia stato lo che più mi ha influenzato. Quando ho viaggiato la mia valigia era praticamente solo piena di fotografia perché non esistiva la digitale. Quella era una camera di questa piccolina molto lunga e ricordo la sensazione di catturare quello che i miei occhi vedevano e che rimanere per molto tempo, no? E poter mostrarle a oltre quello che guardavo io. Sì, veramente non ho avuto la fortuna di possedere una buona camera, ma un mese fa il mio ragazzo ha guadagnato questo concorso fotografico e le ha dato una Canon 550D Reflex e lui me l'ha regalato a me. Allora sono fortunata perché ora ho una vera camera, non come prima che non aveva niente. E basta, questo è lo che ho, solo la Canon e sono molto felice con questo. No, de momento niente, de momento la Canon tal come me l'hanno regalato e tal come viene, con quell'oggettivo che ha. Poco a poco, vedrei se mi posso introdurre più nel mondo più sofisticato della fotografia. 500 è una Canon 550D Reflex e viene con l'oggettivo originale della camera, proprio non è un buon oggettivo, lo so, però di momento questo è lo che hai. La foto che faccio in questo periodo, al presente, sì, parlo della foto che faccio nell'ultimo mese. Io diria che non lo so in Italia, però in Spagna tutto il mondo sembra un poco più triste dello generale, con tutta questa crisi, tutta questa gente che ha vero problema. E io procuro, quando ando alla strada, cada giorno, anche qua dove abito, non manca che viaggi, procuro vedere qualcosa bella, qualcosa più bella che quello che sento a diario, la voce della gente. Voglio capire che ancora resta tanta bellezza, no? E anche vicino a me. Sì, mando un saluto a tutti gli amici di Total Photoshop. Aspetto che si faccia un'altra, mi italiano abbia migliorato un po'. E niente, un saluto dalla Spagna, da Siviglia concretamente.